Abbiamo già parlato di Baby in Dragon Ball FighterZ, ma adesso un nuovo trailer ha finalmente mostrato alcune delle sue caratteristiche e si è concluso con un'altra sorpresa inaspettata. Vediamo quale. Vegeta Baby è un personaggio all'apparenza molto più peculiare del previsto. Innanzitutto, dal trailer si vede chiaramente come si tratti di un cosiddetto Big Body Fighter, quindi di un guerriero di dimensioni notevoli, sulla falsa riga di Cooler o Broly. L'altra caratteristica curiosa è il numero importante di attacchi ki dalla distanza di cui il guerriero sembra disporre, anche se questi sembrano dotati o di grande velocità o di peculiari capacità di controllo dello spazio. Potrebbero a tutti gli effetti, quindi, essere strumenti pensati per facilitare il setup e l'avvicinamento di Baby, e la presenza di una sorta di rotazione aerea a colpi multipli, di una presa in aria e di un dive kick in avvicinamento avvalorerebbero questa teoria. Sempre per sottolineare la capacità di Baby di mettere pressione e muovere un'offensiva difficile da arginare, peraltro, va descritto un altro potere che il personaggio pare avere dal video. Apparentemente, Baby può usare gli assist dei personaggi messi KO nel team avversario. Farlo richiede un'animazione non propriamente sicura, ma è plausibile che l'utilizzo di assist aggiuntivi, in combinazione con i propri, possa dar vita a combinazioni abbastanza assurde se si usa l'abilità con la giusta furbizia. Sono caratteristiche che lo rendono molto più unico di quanto pensassimo, e ci esaltano non poco, non c'è che dire, anche se abbiamo solo raschiato la superficie di quello che il personaggio può fare per ora. La sorpresa, ad ogni modo, è un'altra. A fine trailer è stato presentato l'ultimo guerriero di questo Season Pass, ed è ormai evidente come Arc System abbia messo in campo l'asso Dragon Ball GT. Si tratta infatti di Gogeta Super Saiyan 4, e la sua presenza potrebbe essere la conferma dell'arrivo di altri personaggi di GT in eventuali Season Pass futuri. E voi? Cosa pensate di Baby? E siete contenti dell'arrivo di un Super Saiyan 4 nel gioco o stanchi di personaggi legati alla serie GT? Fatecelo al solito sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale di multiplayer.it.